Come ripartire su quali basi? E questa è la domanda al centro della quinta edizione del forum La Roadmap del Futuro per il Food and Beverage, promosso da The European House Ambrosetti, svoltasi a Bormio. Una due giorni densa di confronti e riflessioni da parte di esponenti di spicco del mondo agroalimentare italiano, a cui si sono aggiunti contributi di sportivi, nutrizionisti ed esperti economici, tutti insieme per un focus sui consumi, sulle nuove abitudini degli italiani, sull'export, ma anche sul legame tra cibo e territorio, salute e sport. Una vetrina prestigiosa per la nostra provincia, in questi giorni capitale dell'agroalimentare. Importante farlo in Valtellina proprio per esaltare le potenzialità che un territorio come questo può offrire al paese Italia in termini di conoscenza, di cultura, di turismo, ma soprattutto offrendo delle eccellenze nel settore agroalimentare e partendo proprio da Bormio per far capire quanto può essere centrale il ruolo che l'agroalimentare avrà nel rilanciare il settore economico dell'intero paese, sia in termini di consumi interni, ma soprattutto puntando sempre di più alle esportazioni del nostro agroalimentare. Sancisce in via definitiva che la montagna è in grado di competere, di produrre e di fare la differenza, portando nei suoi prodotti qualcosa che ognuno di noi, degli uomini della nostra terra, ha nel cuore. Pertanto credo sia un segno importante e mi auspico sia il primo e che possa da qui partire un grande progetto di filiera valtellina ancora più capace, ancora più differenziata, ancora più in grado di proporre i nostri valori al consumatore finale. Possiamo definire questo evento il primo appuntamento importante per la ripartenza? Io direi di sì. Si è già mosso il mercato, stiamo ripartendo. Questi eventi servono proprio al confronto, soprattutto per tutta la filiera, per andare uniti non solo qui ma poi anche fuori in tutto il mondo. La ripresa c'è, si vede ed è sostenuta, ci sono però grandissime incognite, grandissime criticità legate naturalmente all'andamento dei mercati in generale, ma al tema delle materie prime, che è trasversale su tutti i settori, è un tema che desta grande preoccupazione, su cui occorre comunque concentrare molta attenzione. Finalmente in presenza, direi, le più grandi realtà del mondo agroalimentare qui si incontrano proprio per parlare dei temi di food, di sana e corretta alimentazione e di stili di vita, e quindi un'occasione interessante per fare networking, per conoscere anche le altre realtà del settore italiano più importanti che proprio hanno a cuore questi temi. Tenere qui in provincia di Sondrio questo momento così importante per il settore del food and beverage, di tutta la filiera italiana, è un'occasione per noi, un'occasione in vista anche delle Olimpiadi, un'occasione per ripartire. La speranza è che possiamo cogliere questi momenti come una risorsa importante. Se facciamo conoscere le nostre peculiarità, le nostre ricchezze, sono certo che potremo uscire in maniera vincente anche da questo brutto momento.